Dopo Ventimiglia il Brennero La Valsusa è diventato ormai da anni il transito di molti migranti, ma qui si è attivata una rete di solidarietà che non si è vista altrove, composta da molti soggetti ed è nato il movimento di Briser les Frontières, che si propone di eliminare le frontiere. Da chi è composta questa rete e chi ne fa parte abbiamo voluto provare a raccontarla. Mercoledì 17 gennaio, appuntamento a Bussoleno col pastore valdese di Susa, Davide Rostan, che vive il suo impegno in modo coerente e pragmatico, portando solidarietà, accoglienza e proponendo integrazione. Partiamo da Bussoleno, dove c'è uno dei tanti luoghi in Valsusa dove il movimento NoTav si incontra e organizza e, in questo caso, porta generi di conforto ai migranti, scarpe, giacche, generi alimentari, nella locanda La Credenza. A Bardonecchia, a sostenere queste persone che cercano di passare la frontiera la sera portando cibo, vestiario, bevande calde. Qualcuno di noi li ha ospitati in casa quando si trovavano in difficoltà per non lasciarli di notte a Bardonecchia e così via. Ci sono persone di tutte le età, giovani, meno giovani, ed è una rete molto diffusa sul territorio che coinvolge moltissime persone che ognuno, secondo insomma, le sue possibilità, dà un contributo. Che può essere quello di andare a Bardonecchia a condividere un pasto, piuttosto che alcuni hanno aperto le porte delle loro abitazioni appunto per ospitare magari per dei brevi periodi delle persone, altri magari si occupano di raccogliere del materiale che può essere utile e qualcuno magari dà anche un contributo economico se può. Ci muoviamo verso Bardonecchia, dove nevica e ci sono 5 gradi sotto zero. In stazione ci sono 3 cittadini albanesi con regolare passaporto che sono stati controllati dalla gendarmerie francese a Modane e sono stati rispediti indietro, e 3 migranti ivoriani che vorrebbero attraversare il Colle della Scala. I volontari parlano con loro e spiegano che c'è 1,5 metri di neve, il rischio valanghe 3 e c'è la possibilità molto alta che si possa rimanere bloccati nella neve e morire di ipotermia. La sala d'aspetto della stazione è chiusa dalle 21 alle 5 del mattino dal 1 febbraio del 2017, una scelta imposta dall'amministrazione di Bardonecchia e da RFI con la motivazione delle condizioni igieniche non idonee, visto che era utilizzata come dormitorio. Per questo vicino alla stazione si è attivata in modo pratico la rete di solidarietà. C'è la sala del CAI di Bardonecchia con i locali del soccorso alpino e la Croce Rossa ha organizzato il turno di infermieri che passano la notte per dare assistenza medica. Però sono i volontari la vera anima di questa accoglienza. Vivendo qui sono un po' di mesi che si nota che alla sera in stazione si crea un problema, perché ci sono ragazzi che arrivano, che vorrebbero passare, non possono passare o non sanno dove andare, soprattutto l'inverno è arrivato e quindi bisogno di giacche, bisogno di cibo. Abbiamo cominciato così, un po' casualmente, 3 o 4 persone alla sera a dire faccio un giro in stazione a vedere se c'è qualcuno. E poi nell'autunno tutto è peggiorato perché è diventato più difficile, i treni arrivano la sera, l'ultimo 00:20, non c'è più niente che scende, chi arriva, la sala d'aspetto è chiusa di notte, dalle 9 di sera in poi, quindi chi arriva è chiuso fuori per la strada. Tra la sede del CAI, del soccorso alpino, e la stazione c'è lo stanzino allestito con le brande in modo da far dormire le persone e scoraggiarle nel tentativo di attraversare il Colle della Scala. Verso le 10 di sera arriva un pulmino della gendarmerie dalla Francia, una scena abituale qui da molti mesi. I poliziotti francesi fanno scendere il migrante che arriva dalla Burkina Faso, ma nella fretta si dimenticano di riconsegnargli il suo bagaglio. La polizia italiana parla un fluente francese, spiega le regole e le motivazioni ai migranti
e richiama i colleghi d'Oltralpe che tornano a Bardonecchia, riportano la valigia del Burkinabè e i poliziotti italiani ci dicono: per noi la priorità è che nessuno si faccia male. Il problema è che da quando fa freddo c'è la neve, ovviamente è molto più difficile passare. E quindi la situazione è diventata più complicata perché molte persone arrivano in stazione, vengono fermate dalla gendarmeria francese, vengono riportate indietro e quindi negli ultimi 2 mesi si è creata questa situazione in cui molte persone straniere arrivano e rimangono bloccate qua. Non possono tornare da dove arrivano perché spesso arrivano dai centri di accoglienza del sud Italia, sono arrivate qua direttamente facendosi un viaggio lunghissimo, volevano andare in Francia, non è possibile andarci se non via Monti, ma ovviamente d'inverno la situazione è molto più difficile. Noi cerchiamo di sconsigliarli, cioè obiettivamente oggi passare la strada del sentiero, che in realtà è una strada asfaltata, che però da 3 mesi è coperta di neve, quindi assolutamente noi sconsigliamo a tutti di fare quella strada. È chiaro che comunque molti vogliono andarci lo stesso e a volte provano ad andarci usando il pullman, il treno. Da circa 1 mese e mezzo c'è questa saletta che vedete alle mie spalle, che è gestita dall'associazione Rainbow for Africa, da circa metà dicembre, insieme alla Croce Rossa. Oltre ai volontari, a Rainbow for Africa, agli infermieri della Croce Rossa ci sono anche gli avvocati volontari dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici Italiani, che danno assistenza legale. E stasera, mercoledì 17 gennaio, c'è Mara Califano. Stasera erano per lo più richiedenti asilo, erano 4-5. Prima ancora della fase della commissione, uno che ha un ottimo percorso di integrazione, parla perfettamente italiano e ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato su Salerno, ma che avendo la prima audizione fissata al 2020, diceva addirittura, è un po' sfiduciato da questa situazione, insomma, dall'essere appeso a un documento e non averlo. Alle 23.41 arriva l'ultimo treno da Torino a Bardonecchia. Scendono 2 ragazzi del Gabon con la mappa in mano, pronti a cercare di attraversare il colle della Scala. I volontari li raggiungono subito fuori dalla stazione, parlano con loro e li convincono a passare la notte nello stazzino attrezzato. Gli danno da mangiare, da bere e, cosa non scontata, li ascoltano e gli danno dei buoni consigli. Quello che documentiamo alla fine del nostro viaggio è la grande efficacia di questa rete di solidarietà spontanea nata proprio in Valsusa, composta da tanti soggetti e proprio per questo così efficace nel far rispettare i diritti umani. Certo, il problema della libera circolazione delle persone rimane, ma quello dipende dagli accordi dei paesi europei.